Buon 2024, signori, a tutti quanti. Sappiamo che non è il primo, ma è il 27 di gennaio. Però è la prima volta che ci vediamo dall'inizio dell'anno, quindi vi auguro un buon 2024. Lo auguro a voi, ma lo auguro anche a noi del Viaggio di Scoperta, nel senso io che lo creo e voi che ne fruite. Per il semplice motivo che possiamo dire ormai entrati nel settimo anno di vita del Viaggio di Scoperta in ambito solo veneziano, perché sono 8 gli anni di vita con questo che iniziano, possiamo essere arrivati finalmente a un punto di svolta, cioè finalmente mollo il mio periodo adolescenziale come influencer creator e dentro credo proprio in un periodo di maturità, dove maturità significa fondamentalmente due cose: sostenibilità economica e costanza di produzione. Avete in mente quando io faccio queste cose che pubblico, poi a un certo punto puff sparisco? È perché non è facile trovare l'equilibrio tra quanto produci e quanto velocemente i social mangiano i tuoi contenuti. Quindi credo di essere riuscito a trovare la quadra finalmente sull'esperienza di tutti questi anni, e il 2023 è stato maestro. Quindi viva il 2024, perché arriveranno tante belle sorprese e soprattutto sono convinto, poi la realtà ti piega sempre nelle tue aspettative, ma si cercherà di piegarsi e non spezzarsi, che il 2024 vedrà un Viaggio di Scoperta che pubblicherà tutti i giorni. Sappiatelo, è una minaccia.